Rama, 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 Sri Rama, Rama, Rama. Pappagatte, dukkamite, leke Ramana. Bhava Sumudra Sukadanava Eke Ramana Prima Santi Sukanidana Mantra Ramana Niradara Koahadara Eke Ramana Mata Pita Bando Sukha. Nella ricerca della liberazione l'uomo è portato a seguire mille strade e mille sentieri che non sempre conducono al traguardo sperato. È significativa la ricerca del Buddha Gotama, il quale ha sprecato anni nella vana ricerca di trovare la chiave che aprisse la porta dorata della beatitudine, solcando i sentieri di inutili autoflagellazioni, di rinunce e di sacrifici. Più la ricerca si faceva intensa e più amara era la delusione del risveglio. Un giorno, affranto, deluso e amareggiato, ridotto ad una larva per i continui digiuni e le frustrazioni della carne, il Buddha si abbandonò, rinunciando definitivamente alla sua ricerca. E fu proprio quando si arrese senza più nulla cercare che il sé interiore affiorò alla coscienza per rivelargli il grande mistero. Ora, disse il Buddha ai discepoli, so che non mi incarnerò più. Ho scoperto il segreto che ci tiene uniti alla ruota delle rinascite. Questa è la mia ultima incarnazione. Gli occidentali, digiuni dai veri insegnamenti dei maestri di verità, si sono lasciati abbindolare dall'insegnamento di questo o quel guru, questo o quel libro, e si sono dedicati alla meditazione, allo yoga, a mille pratiche orientali senza conoscerne i presupposti. Il tempo passa e non si sale di un solo gradino. La coscienza sembra essersi arenata su quella spiaggia che pareva offrire prati fioriti e cancelli dorati. Inutile praticare la meditazione senza prima avere purificato la propria mente e il proprio cuore, dice Sai Baba. Chi dunque può pensare di avere il cuore e la mente così puri da accedere alla meditazione? Non è certamente con le acrobazie dello yoga, afferma ancora Sai Baba, che potrete raggiungere Dio. Dio si può raggiungere attraverso alcune strade molto semplici, più semplici di quanto possiate immaginare. Dio non vi chiede cose impossibili a realizzarsi. Realizzarsi vuol dire prendere coscienza della verità che è alla base di tutto, lasciando da parte l'apparenza che è ingannevole. In altre parole, significa conoscere la vera natura dell'uomo. Per arrivare a questo bisogna bruciare di desiderio per raggiungere il traguardo. Ma come raggiungerlo? Baba dice che Dio rivela la sua gloria all'uomo attraverso l'amore universale per il tutto. Unico desiderio dell'amore è la realizzazione. L'amore vero non vuole possedere e non vuole essere posseduto, quindi diventa uno stratagemma per non alimentare la mente. Dice un poeta libanese, l'amore non offre altro che se stesso e non attinge ad altro che da se stesso. La mente quindi viene messa fuori gioco. L'amore di per sé infatti riconosce la propria intensità soltanto nel distacco. L'amore verso tutto e tutti quindi è una strada iniziatica che conduce alla realizzazione finale e Sai Baba insiste, pensa bene, agisci bene. Ma anche questo sentiero, per quanto apparentemente semplice, spesso ci ritrova deragliati su strade fangose che non hanno nulla a che vedere con l'amore. Lo studio, dice Baba, è un'altra chiave che apre la porta della liberazione.
Ma c'è un sentiero ancora più semplice che porta ad amare il tutto, condiziona la mente e all'ultimo respiro ci porterà inevitabilmente tra le braccia di Dio, interrompendo il circolo vizioso delle rinascite. Questo sentiero che Sai Baba più volte propone e sul quale insiste da un cinquantennio è il Namasmarana, la ripetizione del nome di Dio. Molti devoti hanno preso sotto gamba questa indicazione, ma l'insistenza di Sai Baba è tale che non dovremmo più avere dubbi sulla chiave iniziatica che porterà ciascun uomo di buona volontà al grande traguardo della liberazione. Se analizziamo attentamente i suggerimenti forniti dai Veda e dai grandi mistici illuminati, se ci soffermiamo a considerare i suggerimenti forniti da Sai Baba, ci accorgeremo immediatamente che ciò che occorre alla mente è un condizionamento. Il condizionamento costringe la mente a spegnersi e quando la mente si spegne, l'inconscio affiora inevitabilmente. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تقول لنا مال من كل خاف السلام علیکم یا ولی اللہ از برائے ترقی درجہ پہلوان دین مولانا حضرت شاہ زان دین ولی پروردگار میں سال ہن ارضی کر دس کر یہ عرض کرنا ہے ہمدردی پروردگار ہج عمر کر برکت ایتھے چینس گھرس مدد پروردگار ہج خانس دی مدد پروردگار یہ ہن جو چن قبول آج بڑے دو بڑ برا آج ری خارن دی مدد یہ ہن Più a lungo rimane spenta la mente e più facilmente affiora l'inconscio. Lo spazio si allarga e lo stesso sé interiore, il territorio inconscio più profondo e segreto, affiora per ricondurci alla nostra dignità divina. Il condizionamento può essere raggiunto in maniera diversa. La meditazione, preceduta dalla concentrazione e poi dalla contemplazione, è il condizionamento più tenace e il freno più valido per spegnere la mente. Ma la meditazione è possibile soltanto dopo aver superato gli stimoli generati dalla mente, la sua sete di attività e la sua fame insaziabile di esperienze. La mente pura può accedere alla meditazione, ma se la mente non è pura, la meditazione diventa una pratica vuota e senza senso, un inutile spreco di tempo. Per l'uomo comune esistono condizionamenti più facili e più accessibili. Non richiedono sforzo e portano automaticamente alla purificazione della mente. Essi quindi aprono la strada alla meditazione per una realizzazione in vita. Quando si viene ricevuti da Sai Baba, pochi si rendono conto che anche durante l'intervista di gruppo, Sai Baba fornisce il sentiero che conduce alla realizzazione. A pochissimi devoti viene suggerito di praticare la meditazione.
Il suggerimento di fare meditazione, quella della fiamma o della concentrazione senza batter ciglio, è molto generico e ciascuno di noi deve conoscere il proprio livello di coscienza prima di accedere a questa o a quella tecnica. Normalmente Sai Baba dice: l'amore è la strada che porta a Dio, oppure sostiene: pensa bene, agisci bene, questa è la strada che ti libererà. Oppure ancora: tenete a mente il nome di Dio, dedicate la vostra giornata a Dio, ogni pensiero, ogni azione, ogni parola. Sono tutti suggerimenti destinati alla realizzazione, ma sono così semplici che a molti sfugge il vero significato dell'iniziazione. Sai Baba non parla a vanvera. Quando ad un gruppo fornisce un messaggio, prendetelo per oro colato, fatelo vostro per tutta la vita. L'iniziazione avverrà una sola volta e non potrà avvenire una seconda. E Baba non farà altro che ripetervi la medesima cosa ogni qualvolta andrete da lui. Nonostante questo, la nostra disattenzione ci porta ancora ai suoi piedi a chiedere, a domandare, a supplicare per conoscere un piccolo segreto o per avere un piccolo mantra che ci porti diritti all'illuminazione. A parte alcuni individui che hanno ricevuto direttamente da Sai Baba attraverso un colloquio privato il suggerimento di combattere una battaglia fatta in un certo modo e adatta soltanto a loro, la maggior parte può trarre la garanzia della realizzazione finale ascoltando attentamente i suggerimenti che egli fornisce ad ogni piesso spinto. Sai Baba cerca di farci capire in mille modi che quella è la strada, e ce lo ripete continuamente perché si rende conto che siamo sordi, pigri e inetti. Le cose più semplici sembrano le meno veritiere. Dio c'è più vicino di quanto possiamo immaginare. La ricerca di Dio è la strada più semplice che esista. A differenza di quanto ci hanno inculcato all'interno delle nostre culture, che proponevano sacrifici e autoflagellazioni, rinunce e mortificazioni di ogni genere, risvegliando sempre di più la bestia avida di desideri che sonnecchia in noi, l'insegnamento di Sai Baba è semplice. Ciascuno di noi potrà rendersi conto in breve tempo della validità di quel messaggio. Quando Nisargadatta Maharaji si realizzò, aveva semplicemente dato ascolto al proprio maestro che gli aveva detto: ripeti continuamente, io sono Dio. Dopo 3 anni soltanto, Nisargadatta era realizzato. Tutto questo sta a dimostrare che nel momento in cui la mente si spegne, non può che affiorare quella realtà immutabile e inattaccabile che alberga dentro di noi. Questo qualcosa di immodificabile che non può subire influenze esterne è il sé interiore, il Purusha, Dio. Nella ripetizione costante di un nome non si dà più spazio alla mente. Ogni pensiero viene reciso sul nascere. La nostra vita continuerà, ma i pensieri non avranno tempo di annidarsi negli spazi della psiche. La registrazione non sarà più possibile perché non appena si renderà libero un ricettacolo, questo verrà riempito dall'unico costante pensiero di Dio. Ogni cellula che aprirà il suo cancello verrà invasa dal nome del Signore, e quando tutte le cellule del nostro cervello saranno piene di questo nome, allora la mente non esisterà più. Avremo riempito tutti i ricettacoli con le nostre pedine come in un gioco cinese. Tutte le tane saranno state invase dalle nostre sentinelle. La strada sarà aperta. Il sé trionfante e redivivo potrà emergere alla luce del sole, libero dal carcere in cui è rimasto per migliaia di anni e milioni di incarnazioni. Dobbiamo essere pronti ad occupare ogni posizione strategica della mente per evitare la sua sopravvivenza.
È come il bambino che corre alla tana approfittando della distrazione della sentinella. Dobbiamo occupare gli avamposti, le retrovie, tutto il campo di battaglia, affamare la mente, stremarla, annichilirla. E questo è il modo più semplice e produttivo. Se il nome di Dio viene ripetuto costantemente, il concetto sarà sempre pronto in posizione talmente strategica da occupare ogni ricettacolo che si renderà improvvisamente libero. Non dobbiamo dare tregua al nemico. Riempiamo la mente con il nome del Signore e quando la mente sarà piena di questo concetto, il risultato finale non potrà essere che la consapevolezza di Dio, l'identificazione con Dio, l'immersione in Dio, la rivelazione della nostra divinità. Se riempite le vostre cellule con dei dati matematici, prima o poi diventerete dei matematici. Riempite le vostre cellule col nome di Dio e otterrete la liberazione. La ripetizione del nome del Signore è l'arpa birmana che assopisce la mente e risveglia il sé interiore. Chiamate a voce alta il vostro amico, lasciate che il vostro richiamo riecheggi per le valli e le savane. Prima o poi l'amico udrà e risponderà al vostro richiamo. Potremo dire allora con il poeta: non sono più me stesso, le mura sono crollate e le catene si sono spezzate. E galleggeremo sul mare in eterno senza aspettare il secondo giorno della vita, quando l'alba avrebbe dovuto portare te come una goccia di rugiada in un giardino e me come un bimbo sul seno di una donna. Le catene della rinascita sono state spezzate. Ora io sono. Non è così semplice ricordarsi del nome di Dio in fin di vita, dice Sai Baba, a meno che non si pratichi una disciplina per molti anni. Sull'onda delle emozioni che vi investirà nell'ultimo attimo di vita, il nome di Dio non verrà tanto facilmente alla superficie della vostra coscienza se non lo avrete praticato fin d'ora. Un commerciante, racconta Baba, adottò uno stratagemma per ricordarsi del nome del Signore prima di morire. L'ultimo pensiero, infatti, determinerà la successiva incarnazione. Il commerciante diede a ciascuno dei suoi figli il nome di un avatar e quando giunse l'ora suprema egli chiamò uno ad uno i suoi figli ripetendo così il nome del Signore. Ma un ultimo pensiero affiorò alla sua mente un attimo prima di morire: chi penserà mai al negozio ora? Occorrono anni di applicazione a recitare il nome di Dio, insiste Baba. La morte può sopraggiungere da un momento all'altro e trovarvi impreparati. Ma se vi sarete allenati, il suo nome sarà sulla punta della vostra lingua quando un click interromperà la corrente del vostro corpo. Ripetete il nome di Dio, chiamatelo, non importa con quale nome, poiché egli è senza tempo e senza forma. Il nome è come un seme piantato nel vostro cuore. Quando i raggi della grazia di Dio lo bagneranno interamente, crescerà fino a diventare un albero meraviglioso. Io non vi obbligo ad optare per un nome o una forma specifica. Il Signore possiede milioni di nomi e di forme. Il vostro desiderio diverrà realtà poiché Dio si piegherà alla vostra volontà e porterà il vostro fardello. Cominciate fin d'ora, perché il tempo scorre come un torrente. Dovete realizzare che la ripetizione sincera e costante del nome è indispensabile quanto l'atto di respirare. Voi non potete immaginare quello che io provo quando, malgrado la mia venuta e il mio insegnamento, mi accorgo che non avete ancora iniziato questa disciplina. Al di là del meccanismo ipotizzato relativo alla psicofisiologia del cervello, Sai Baba richiama l'attenzione sul fatto che Dio e il desiderio non possono coesistere nella mente. La ripetizione del nome trasforma dolcemente il carattere e modifica il comportamento. Ci sono due modi per praticarlo, egli dice, sgranando automaticamente le perle di un rosario senza molta attenzione, oppure, come si dovrebbe, ripetendo il nome senza contare le volte che lo fate e fissando la vostra attenzione sulla forma che lo rappresenta e gli attributi che lo completano. La ripetizione del nome del Signore piegherà la mente,
allora la verità si rifletterà in essa sempre più chiaramente come un processo continuo. Quale nome scegliere dunque? Io, dice Sai Baba, non esorto i devoti a fare culto alla mia persona abbandonando la forma precedentemente scelta. Io sono venuto per ristabilire la legge morale, non per chiedervi di rendermi culto. Continuate ad onorare il vostro Signore, qualunque esso sia. Io sono il testimone, venuto a darvene la giusta visione. Iniziate dunque la disciplina sulla recitazione del nome e abbiate fede. Il Signore, che è il cuore del vostro essere, manifesterà se stesso. Egli è a portata di mano, basta che voi allunghiate la mano per trovarlo. Per raggiungere rapidamente la meta senza dover passare per le prove di un lungo viaggio, senza dover fermarsi da un caravanserraglio all'altro e senza passare da una nascita all'altra, apprendete la pratica più facile e più rapida, il Namasmarana, la ripetizione del nome del Signore. Oggi l'uomo conduce un veicolo con una ruota sgonfia, quella ruota è Dio, e non può rigonfiarla se non soffiandoci dentro il nome del Signore. Con una ruota sgonfia non si va molto lontano. Attraverso l'alchimia della ripetizione del nome, anche una roccia si trasforma in argilla. Il nome del Signore ha grande potenza. Pronunciando il nome del Signore scaturirà nel vostro cuore una sorgente segreta che soddisferà la vostra sete. La via più sicura è la ripetizione del nome del Signore, il Namasmarana. Non credete a coloro che vi indicano strade più corte, che vi parlano di programmi e di Hatha Yoga. Non ascoltate, non credete nei libri sullo yoga fisico e non praticate quello che avete letto. La tragedia dell'uomo è quella di non credere che la ripetizione del nome del Signore sia la medicina che può curare e salvare. La gente crede solo alle medicine costose, impacchettate in scatole luccicanti e con etichette ben stampate. Il semplice e facile rimedio sempre disponibile che è in ciascuno viene completamente ignorato. Se avete fede nel nome, non occorre che facciate sforzi per assicurarvi la fortuna di raccontarmi personalmente i vostri desideri. Io li soddisferò anche se non me lo chiederete. Tenete il nome sulla vostra bocca e chiara nella vostra mente e la forma simbolizzata da esso davanti ai vostri occhi e alla vostra visione mentale. Ripetendo il nome del Signore, nulla potrà farvi più male. Allenate i vostri figli a ripetere e a perdersi nel nome di Dio. Non sono solito suggerire mantra all'orecchio dei devoti, ma ogni mia parola è un mantra. Tante volte vi ho detto che la ripetizione del nome di Dio è il migliore esercizio per acquistare l'amore verso Dio e verso tutti. Avete provato questa ricetta? Il nome di Dio è diventato confortante quanto il vostro respiro? Questa sarà la prova della vostra sincerità e del successo del vostro pellegrinaggio a Puttaparthi. In altri tempi si insegnava ai bambini il Namasmarana, leggevano e imparavano i mantra, oggi si insegna a cantare un'inutile cantilena come il girotondo. Il nome di Dio salva e libera colui che lo ripete con amore. Quando intraprendete la pratica del Namasmarana, vi accorgerete che molti ostacoli si ergeranno dinanzi a voi. Ignorateli e concentratevi sul nome. I soli che non otterranno ciò che sono venuto a dare sono coloro che rifiutano di seguire il cammino che io indico. Diventate soldati della mia armata e vi porterò alla vittoria. E se qualcuno vi domanda dove si trova Dio, rispondete che egli è a Prashanti Nilayam. Thank you.
Iniziate col Namasmarana come primo passo. Tutti i viaggi cominciano con un primo passo. Questo vi porterà a compiere anche i passi successivi fino ad arrivare alla meta. La vostra mente va addomesticata con il Namasmarana. È questo il messaggio che sono venuto a portarvi. Tenete il nome sulle labbra e i fulmini passeranno inoffensivi su di voi. Continuate il Namasmarana con costanza. Il riso nella pentola deve essere ben cotto e diventare tenero e dolce. Fino a quando ciò non accade, il fuoco deve restare acceso. Il nome di Dio vi condurrà alla liberazione finale. L'ignoranza scomparirà e sopraggiungerà la conoscenza. E conoscenza, conclude Sai Baba, vuol dire riconoscersi nel proprio sé interiore, riconoscersi come l'Atman. Il Namasmarana aprirà al devoto il soprannaturale e il cancello dorato sull'infinito. Thank you.